Allora, ragazzi, per chi mi segue con costanza qui sul canale, sulla pagina Instagram, è a conoscenza del fatto che qui sul canale sono ritornate le live. E sono quelle live che ho strutturato pochi giorni fa, nel senso che ci sono dei giorni e degli orari prestabiliti dove io sarò in live. E saranno il giovedì dalle 21 a mezzanotte e la domenica dalle 15 fino a pomeriggio inoltrato, ovviamente salvo casi complicati, perché metti caso che possa succedere qualcosa e io non possa andare in live, ragazzi, ovviamente sarete avvisati con tanto di avviso e di comunicazione direttamente sul mio profilo Instagram. Però, per quanto riguarda le live, non tutti sanno che anche dietro a delle live ci sta una certa attrezzatura da utilizzare per poter gestire le live. Quindi, ragazzi, in questo video vi mostrerò l'attrezzatura che utilizzo per fare le live e niente, facciamo partire la sigla e ve ne parlo subito dopo, quindi sigla. Allora sì, ragazzi, iniziamo subito e partiamo da quello che avete visto già nei video precedenti, ovvero il mio nuovo computer MSI GF63, il computer che mi dà la possibilità di editare tutti i video, ma non solo, adesso che sono iniziate nuovamente le live, mi dà la possibilità anche di gestirle grazie al software OBS Studio, ed è quel software che mi consente di gestire tutta la live, che mi consente di andare a cambiare le scene, mutare il microfono, andare a controllare tutti quei testi, la musica di sottofondo, avviare e stoppare la diretta. Insomma, ragazzi, OBS, un software completo che consente di gestire le live su qualsiasi canale voi le vogliate fare, che sia Twitch, che sia YouTube, io ve lo consiglio. Quindi, chi vuole partire con il proprio canale a fare le live, la prima cosa, procurarsi un buon PC e scaricare OBS Studio e settarlo a modo suo. Poi, per quanto riguarda le riprese della live, ragazzi, non ho una fotocamera in particolare, ma utilizzo semplicemente il mio smartphone. Il mio smartphone Redmi Note 10 5G, uno smartphone che ha 48 megapixel di fotocamera e credetemi, ragazzi, ha una buona fotocamera, quindi è colui che riprende le mie live e lo utilizzo collegato via USB al mio computer attraverso una certa applicazione. E l'applicazione esiste per tutti e due i dispositivi: Droid Cam per la parte Android, quindi scaricabile da qualsiasi dispositivo Android, e Droid Cam direttamente sul vostro PC Windows. Una volta che avete collegato il vostro dispositivo al computer, si avviano in simultanea le app sui due dispositivi. Dal computer si va a fare la ricerca del dispositivo collegato via USB. Una volta che lo ha trovato, si preme Start e voilà, ragazzi, il vostro smartphone diventerà una vera e propria fotocamera via USB collegata al computer e siete subito pronti a fare streaming. Ovviamente, dietro alle live ci sta anche tutta la parte audio. E come posso gestire io la parte audio se non con le mie cuffie della Logitech? Ormai, ragazzi, le conoscete, trovate la recensione qui sul canale, è inutile che mi dilunghi più di tanto. Sono quelle cuffie che mi consentono non solo di editare tutti i miei video del canale, ma mi consentono anche di fare live, perché hanno una particolarità: il microfono, senza utilizzare direttamente OBS, alzandolo lo posso mutare e abbassandolo lo posso riattivare. Quindi, ragazzi, posso gestire l'audio sia del microfono e sia di tutte le musiche di sottofondo, qualsiasi audio parlato o qualsiasi cosa che passa attraverso il computer, lo posso sentire attraverso le cuffie, anche la mia voce, ragazzi. E poi sì, vengono gestite attraverso i software di Logitech Hub, dove posso tenere sotto controllo costantemente la batteria di queste splendide cuffie. Ovviamente, ragazzi, io volevo avere un pochino più di comodità, un pochino più di flessibilità e non andare ad utilizzare il solito mouse del computer. Mi sono attrezzato con il mio vecchio tablet e da entrambe le parti ho scaricato il plugin da OBS
il plugin OBS Controller e da tablet è disponibile anche sul Play Store OBS Controller e funziona attraverso la stessa rete Wi-Fi. Una volta che avete installato il plugin su OBS, automaticamente quando OBS verrà lanciato dall'applicazione dei tablet, smartphone o qualsiasi altro dispositivo voi abbiate installato l'applicazione, ragazzi, tranquillamente, senza problema, premete il pulsante Start. Ecco qua, potete avere sotto controllo alcuni degli aspetti di OBS da voi settati. Io per esempio posso controllare tutte le scene, passare da una all'altra, mutare l'audio e poi ovviamente tante di quelle impostazioni che io posso andare a controllare attraverso il mio tablet. Diciamo che questo tablet è una di quelle comodità durante le live perché mi consente di non andare a toccare sempre il mouse del computer per passare da una scena all'altra. Quindi, ragazzi, veramente molto molto comodo. E questi erano gli accessori, l'attrezzatura che utilizzo per fare le live sul canale. Ovviamente, ragazzi, ci sta anche tutta la parte dell'illuminazione. Come potete vedere, utilizzo i softbox, utilizzo una luce dimmerabile direttamente sulla fotocamera ed è un faretto che vi ho recensito qualche mese fa ed è uno di quei faretti portatili alla mano e pensate che alcune volte solo per l'illuminazione utilizzo lui, non accendo neanche il softbox, però per avere gran parte dell'illuminazione accendo sia uno e sia l'altro in modo da avere un po' di scena e un po' di colore attraverso le luci. Allora, ragazzi, questa era la mia attrezzatura, diciamo che non è che sia quella attrezzatura, però comunque mi permette di gestire le live che farò e saranno fatte qui sul canale. E a voi, qual è l'attrezzatura che utilizzate per fare le live? Fatemelo sapere qua in basso nei commenti e ragazzi, se posso darvi consigli, se potete dare consigli per me, tranquillamente. Ci vediamo qua in basso nei commenti. Oltre a questo, se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando lasciate tutti i vostri pollicioni in su. Mi aiutate veramente tanto, è un grande supporto per me, per voi gratis. Dopo aver lasciato il vostro like, iscrivetevi al canale. Gratis, non vi costa nulla, lo ripeto. Una volta iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati non solo sui miei prossimi video in uscita, ma in questo caso anche per le live, perché ogni volta che ci sarà una live spunterà la notifica, cliccate e siete in live con me. Oltre a questo, condividete questi video, ragazzi, veramente mi aiutate veramente molto. Dopo la condivisione mi trovate anche su Instagram @mythicalsnake, ve lo ricorda l'animazione. E noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con un prossimo video. Ciao!